Primo problema, il mondo è diviso, il mondo del lavoro, il mondo rappresentabile del lavoro è diviso, secondo la ricetta che ci hanno propinato continua a tenere questo paese dentro la crisi. Sulla vendita di Versalis e i conseguenti rischi occupazionali per Porto Marghera c'è una chiara responsabilità del governo, tuona la segretaria generale della CGIL Susanna Camusso da Fieso d'Artico, prima tappa della sua due giorni veneziana per illustrare la proposta di legge di iniziativa popolare che il sindacato ha promosso per rilanciare la legislazione del mondo del lavoro, ferma lo statuto del 1970. Ricordo che Eni è un'azienda partecipata, punto di riferimento di alimentazione dell'insieme del sistema chimico del nostro paese. Ci sono accordi importanti, firmati anche dai governi, sulla trasformazione in chimica verde. A Palazzo Chigi decidono se fare o non fare politica industriale. Tra i lavoratori, però, c'è chi è stanco di dichiarazioni politiche e proposte di legge e vorrebbe un sindacato che tornasse alla trattativa dura. Perché le tessere le paghiamo, è una vita che paghiamo. Perché quando che si dà e firmè. E firme tutto, e mi stufo perché sei venuti a firmare dopo fare opposizione. E opposizione, se attacchiamo attaccare le scarpe, perché non ti fai più opposizione, perché a Fornero non ti fatto più opposizione. E a questa là, e ha fatto quello che ha questo, e non ha visto come gli ha qua, sono direttano.